Ciao ragazze, buongiorno. Facciamo il video dei prodotti della settimana velocissimamente, che poi devo uscire, che me ne vado al mare. Yeah, evviva! Allora, partiamo dalla base. Ho usato, aiuto, cade, cade tutto. Ho usato questo, la BB della Miscia, mi piace tantissimo. Tra l'altro, sta finendo e devo anche ricomprarla, ma vabbè, vedremo. E poi ho usato Hello Flawless di Benefit Cosmetics, che anche lei è bucata, sta andando, ci saluterà ben presto. E il solito Cocoa Powder Foundation di... se ce la possiamo fare, di Too Faced Cosmetics, e il Bright Start di Avon, il mio fondo preferito in assoluto. Poi, come correttore ho usato praticamente soltanto il Pro Conceal di LA Girl, che lo sto testando, è arrivato 15 giorni fa con l'ordine di Macchiaia, mi piace molto, ha una base aranciata e mi copre benissimo le occhiaie che ho in questo momento che fanno schifo. E insieme, quando proprio ero nella disperazione totale, ho usato questo qui, il Medium Light di Avon, che è quello un pochino più scurino per la parte interna delle occhiaie. Poi, primer, ho usato sempre solo l'Urban Decay Primer Potion, è il mio primer top. Comunque sto cercando di finirlo perché non si può andare avanti, che ce l'ho sempre lì. Poi cipria, la Banane di L'Eclerc, ve lo sapete, sono le mie ciprie preferite, ipoallergeniche, super studiate per pelli delicate, io appena posso la uso, mi piace tantissimo. E ho usato ovviamente anche Parma, che è sempre l'altra, questa qui, quella violettina, vedete la differenza di colore. Perfetto, poi palette, ho usato la mia palettina composta tra Nabla e Neve per fare un trucco sui borgogna. Oggi ho usato la mia palettina composta di NYX con questi tre colori per fare il mio trucco, questo qui, di cui poi metterò le foto. La Basic Palette di Douglas, che è una palettina carinissima, 4,99 euro, una scrivenza pazzesca. Colori molto belli, blush, scrivente luminoso. Se vi capita, compratela, veramente una palette. Vale la pena di averla, ha dei bei colori che si utilizzano senza problemi, c'è anche per gli smoky. Facciamo super veloce perché devo uscire, devo uscire. Poi, Semi Sweet Chocolate Bar. Non ve la sto neanche ad aprire, la conoscete, la uso praticamente tutte le settimane. E anche la Naked di Urban Decay, che anche lei palette top, 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 super top. Poi, che altro ho usato? Che altro ho usato? Che altro ho usato? Ah, questo qui è il Metallic Shine numero 01 di Kiko, che ho comprato in saldo, è questo color rosa qui bellissimo, che mi piace tanto da usare come base. Poi ci faccio un'ombreggiatura e chiudo il colpo del trucco la mattina se sono stanca. Ho usato la Smoky Plum di Avon, che mi ha regalato mia sorella per il compleanno, eccola qui, colori bellissimi, scrivente non polverosa, dura tutto il giorno con un primer, anche senza, però col primer siete più sicuri. Poi ieri ho usato la Cinque Couleur di Dior. Questa originale me la sono regalata per il compleanno. Allora, la palette è bellissima. I colori scrivono bene. Questo qui aveva su, questo champagne qui, vedete anche voi, aveva su questo filo di glitter e poi a un certo punto è diventato uno champagne normale, luminoso. Ma quando io ho cominciato a usarla c'era proprio sul glitter, come potete vedere qua. Allora, i colori sono tutti bellissimi, peccato per questo blu che scrive una mazza. E non è neanche così acceso come lo vedete lì. 55 euro di palette, magari però un ombretto che scrive poco anche, no? Perché io me le compro su AliExpress. AliExpress, sì, YouTube, proprio quello. E così sono felice. Poi, blush. Ho utilizzato tantissimo il Bare Minerals Love Radiance, questo qui che ha già dentro l'illuminante, che mi piace tanto. Poi ho usato questo Fake MAC che ho comprato su Ali. Grande figata, mi piace moltissimo. E poi ho usato questo blush di Avon che si chiama Heavenly Pink. Guardate che carino, che è questo colore rosa qui, che voi lo vedete qui, non gli date un euro, poi lo mettete su e vi illumina tantissimo. E tra l'altro è un blush che io ho conosciuto grazie a Lucy Medici, che non vedrà mai questo video, ma se lo dovesse mai vedere io la saluto, perché
perché lei lo utilizza e le è piaciuto tanto e io così l'ho saputo. Poi ho usato quasi sempre il mascara Art Design di Collistar, che tra l'altro sto cercando di capire com'è, con questo bel pennellotto, l'ho utilizzato anche oggi. Come ogni settimana ho usato il Pupa Vamp Fluo numero 401, Big Lashes di V7 e credo di aver usato anche una volta l'Avon Super Shock, questo qui nero che mi ha regalato Steffi per il compleanno. Che saluto, bacio sorella. E vabbè, quello della V7 lo sapete, me l'ha regalato Kami, Esthetist. Poi, matite, la Double Glam di Kiko. V7, black, super black, sempre più black che non si può. Ieri ho utilizzato una matita pazzesca di Avon, questo blu qui che si chiama... È la Glimmestick Starry Night Blue, questa qui. È un blu bellissimo. Le matite di Avon sono una figata. È un bellissimo blu. Vediamo se... È un blu scuro, 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 quasi nero. È fantastica, scrive tantissimo, dura tantissimo, non se ne va mai. Ieri sera per struccarla ci volevano un po' le bombette a mano, ma ne valsa assolutamente la pena. La pastello viola, questo che mi piace tanto. E basta. Solo queste matite qua ho usato. Questa settimana non ho voluto caricare troppo, anche perché avevo gli occhi stanchi, che mi lacrimavano anche un po' e sembrava un po' la Madonna di Pompei. E che altro ho utilizzato? Allora, una mia collega per Natale mi ha regalato questa acqua profumata per il corpo alla Fresia di Perlie. Allora, recentemente io ho finito lo spray fissante per il trucco di Kiko che mi avevano regalato. Una mattina ero in ritardo e mi sono data una spruzzata sul viso per idratare un po' di questa cosa qui. Ora qualcuno inorridirà perché il primo ingrediente di quest'acqua per il viso, per il corpo, è l'alcol, però cioè, fissa talmente bene il trucco che io mi sono trovata da Dio e quindi ogni tanto, se voglio essere, tra l'altro un profumo buonissimo, se voglio essere un po' fresca, fissare il trucco con qualcosa che comunque mi dia anche un profumo in viso, basta. E basta, questi sono stati i prodotti che ho usato questa settimana. Mi sono truccata tutti i giorni come sempre, ho fatto un po' fatica perché mi sto alzando alle 6 e ragazzi, aiuto! Ok, io vi lascio al prossimo video, vi do un bacio e alla prossima, ciao!